picchiato, ma egli rispose: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Vorrei vedere qualche annuncio. Abbiamo venerdì la festa dell'Annunciazione alla Beata Maria Vergine, il 25 marzo, perciò faremo una messa alle ore 19:30 la sera, e anche in questa occasione chi desidera lo scapolare, vogliamo anche imporre il scapolare a coloro che si sono preparati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù Cristo. Caro confratello, cari fedeli, abbiamo in questo periodo di Quaresima un tempo di riflessioni, e come la domenica scorsa abbiamo letto la trasfigurazione sul Monte Tabor per incoraggiare noi, vedendo il premio che ci aspetta. Oggi invece la Sacra Liturgia ci vuole, ci fa riflettere da una parte sul diavolo, sul demonio, e dopo del rimedio per fuggire dalla tentazione, l'imitazione di Gesù Cristo. Purtroppo nei nostri tempi, ma non solo, dove regna il materialismo e anche il razionalismo, il mondo spirituale, soprannaturale, non ha più questa certezza che ha nella realtà. E perciò vengono anche meno di prendere sul serio l'esistenza del diavolo, del demonio. E certo, dice già il salmista Davide, il re Davide, nel Salmo: le verità sono venute meno tra i figli degli uomini. Quanto più dobbiamo dire noi: le verità sono venute meno. Sono venute meno perché non siamo più uomini spirituali, siamo materializzati. E senza una vita spirituale, senza l'affermazione che il mondo spirituale, soprannaturale esiste, certamente io non posso prendere tanto sul serio l'esistenza sia dei buoni angeli sia dei angeli caduti. Invece noi, e questo fa anche parte della fede, noi crediamo fermamente che esistono purtroppo anche i demoni, e lo sappiamo, e lo sappiamo che gli angeli caduti sono la causa del peccato, il peccato originale e anche in seguito di tutti gli altri peccati. E lui, il tentatore, è che lui, per odio eterno contro Dio, ha anche l'odio contro la sua creatura. Soprattutto questa parte della creatura che è capace di avvicinarsi per l'eternità a Dio, quello che il demonio ha perduto per sempre. Perciò per noi non è una favola, e noi crediamo quello che è scritto nei Vangeli, e tante volte ci viene presentato anche la potenza del diavolo su di noi, sulle anime. Purtroppo
le anime che hanno dato lo spazio a lui a causa del peccato. Abbiamo piuttosto rifiutato il gioco dolce del nostro Signore e abbiamo dato lo spazio, il terreno a Lui che ci tenta e alla fine ci porta in perdizione e in disperazione. E quando la Chiesa è sorta, soprattutto in questo periodo e soprattutto in questa domenica, di meditare fortemente il fatto dell'esistenza del demonio e la sua potenza, lo fa per esperienza e lo fa perché sa tante anime e tanti cristiani hanno iniziato buono, hanno iniziato la strada con tutto il favore che ci vuole per far crescere una qualsiasi entità, e così anche l'entità della nostra vita spirituale, religiosa, nella nostra anima. E tante anime dopo poco tempo o più tardi si sono addormentati, si sono lasciati andare dalle tentazioni e hanno tentato di nuovo il terreno al demonio, al tentatore, al agente malefico. E quando abbiamo letto appena il Vangelo di San Luca, quando Gesù scaccia via i demoni da un prostituto, che è stato muto a causa della possessione, appena il diavolo ha lasciato l'anima povera, lui torna e riceve di nuovo la capacità di parlare. I santi padri prendono questo per spiegare a noi che qua sta l'immagine anche del muto che non riesce a utilizzare sua parte del corpo, in questo caso la lingua, per il suo obiettivo dovuto, per innanzitutto glorificare Dio. E questo è il peccatore che non riesce più a utilizzare quella sua parte, non riesce più a glorificare innanzitutto Dio in tutte le sue parole e opere. E questo peccatore muto non riesce più a confessare i propri peccati. Da lì possiamo un po' comprendere quanto è esteso nei nostri tempi il regno del demonio, quanti non riescono più a glorificare Dio, a confessare i propri peccati. E Gesù scaccia via e subito rinforza o insegna piuttosto che non potete pensare che voi con le proprie forze potete vincere il diavolo. No, per questo io vi ho dato a ciascuno di voi un angelo custode, un angelo, gli angeli, per custodirvi, per essere sempre vicino a voi, per combattere contro questo tentatore, perché anche il demonio è un angelo caduto però, ma comunque la sua natura è molto superiore alla nostra, perciò non abbiamo questa superbia di voler combattere il demonio e le tentazioni con le sole proprie forze. No, noi vogliamo tornare a Gesù Cristo e con Lui e con l'aiuto del cielo e degli angeli vogliamo combattere. E con questo aiuto
saremo in grado di estirpare il peccato, questo peccato che ci ha consegnato al regno di questo mondo, al regno del diavolo. E una volta liberati innanzitutto per mezzo del Santo Battesimo e dopo ogni confessione o quando si vive in stato di grazia, dobbiamo curare questo stato di grazia e dobbiamo lottare e combattere, perché alla fine se non lottiamo e se non prendiamo le armi per andare in battaglia, verrà quello che dice il Signore, che le ultime condizioni saranno peggiori della prima. Se noi non, dopo aver pulito l'anima, adesso soprattutto in questo periodo di digiuno, se noi dopo non rivestiamo con le virtù di Dio, verrà di nuovo il tentatore e si dice: adesso è tutto molto preparato per me, io tornerò, perché questa anima ha fatto un digiuno superficiale, non ha desiderato di vivere nelle virtù insegnate da Gesù Cristo. Quindi per me è un facile, come vediamo nella storia, tanti sono cadute. È una lotta contro Satana, e noi dobbiamo affermare e dobbiamo accettare che appena noi non vogliamo lottare, diamo lo spazio a Lui. Appena noi non vogliamo pregare le nostre preghiere, appena noi non vogliamo fare le nostre penitenze, appena noi non vogliamo dare le elemosine dovute, diamo spazio a Lui. E perciò è una lotta continua. Questa lotta continua è sostenuta dalle forze che possiamo ricevere dai sacramenti, e come la Chiesa è sorta in questo periodo di Quaresima, il digiuno unito alle preghiere e all'elemosina. Questo è Satana. Satana esiste, Satana combatte fino all'ultimo momento del nostro respiro per portarci alla sua parte. Noi invece vogliamo arrivare all'altra parte. Noi vogliamo arrivare al destino previsto per noi. E perciò vogliamo innanzitutto imitare Gesù Cristo. Imitare Gesù Cristo vuol dire seguire il Signore su tutto. E quando l'Apostolo San Paolo scrive agli Efesini, lui ha davanti a sé i catecumeni che si preparano al Santo Battesimo che si faceva allora nel Sabato Santo. Quindi lui dice a queste persone che hanno lasciato il culto del diavolo e si hanno girato verso il vero Dio, lui dice loro: voi poco fa eravate tenebre, adesso siete diventando luce. Voi poco fa avete adorato gli idolatri, gli idoli, avete fatto il culto dei vizi, dei vostri vizi. Adesso la Chiesa vi esorta di entrare una vita imitando il Dio dei cristiani, imitando Gesù Cristo.
E questo invito fa sì che la grazia entra in queste anime e fa capace di avere questa perfezione, almeno di arrivare, di perfezionarsi nella divina bontà, nella divina bontà di Gesù Cristo, nelle sue proprietà. E San Paolo, lui conosce la realtà e non fa solo belle parole, ma subito dice anche ai quasi neofiti: adesso sì, siete in tutto il favore per la fede, avete tutto davanti a voi, voi siete pregando, di fate digiuno, ma verrà il tempo dove diventa meno. E soprattutto dovete vegliare su due demoni nemici, quella è l'impurità e l'avarizia. E San Paolo dice quella prima, l'impurità, non si nomina neanche fra i cristiani. E l'avarizia li paragona al culto degli idoli, che i cristiani anche rinnegano. Il culto degli idoli in generale, dicendo che di fare un Dio di tutto ciò che non è Dio, di scambiare i mezzi col fine. E perciò, cari fedeli, vogliamo chiedere anche noi, che siamo ancora nella grazia del battesimo, abbiamo ancora in noi molto visibile, impresso, i segni di questa marca del battesimo? E se no, e tutti noi dobbiamo sempre meglio avvicinarsi, più perfetto avvicinarsi a Gesù Cristo per far riflettere tutto ciò che è stato stampato nel nostro cuore al battesimo. E perciò vogliamo combattere con Gesù Cristo, perché come dice Gesù Cristo, rifiutando e confondendo gli ipocriti, i farisei, i scrivi, chi non è con me è contro di me. E quando Gesù risponde alla loro domanda, quando loro ci dicono o dicono: ci dia un segno per poter vedere la tua potestà, il tuo potere, il tuo origine. E il venerabile Pietro spiega che Gesù Cristo neanche risponde alla domanda, ma risponde ai loro pensieri. Voi ipocriti, perché se anche io desse un segno come è avuto a Elia o ad altri profeti, voi in qualsiasi modo trovaste un altro modo per negare la realtà. E perciò Gesù Cristo non dà un altro segno a loro e lo lascia nella loro cecità. Questa è una punizione, questa è la punizione più dura per un peccatore, quando Gesù non dà più il segno, non dà più un interessamento, per così dire, per l'anima. E lì possiamo quasi concludere e vedere San Pietro, il suo rinnegamento e come ha fatto lui la penitenza. Questo vogliamo dire in conclusione, perché Gesù Cristo in continuazione faceva tutto
per far capire ai farisei, ai scrivi: guardate, in me tutte le profezie si incontrano. Io sono colui che di tutto il Vecchio Testamento parla e aspetta. In continuazione lui invita: fate penitenza, vedete che io sono colui. E questo San Pietro, anche lui, ha rinnegato il nostro Signore. Lui che è stato sul Monte Tabor, lui ha vissuto con il nostro Signore per parecchi anni, lui ha visto tutti i miracoli, lui è stato previsto per il capo della Chiesa e lui rinnega Gesù. Ma la differenza è alla terza volta quando Gesù, alla terza volta quando San Pietro nega il suo maestro, Gesù faccia un guardo, lui guarda a San Pietro e questo guardo cambia tutto in San Pietro. E da lì in poi lui non cade più nella tentazione. Da lì in poi lui non nega più Gesù Cristo. E vogliamo anche noi avere questa conversione come aveva San Pietro. E lui piangeva i propri peccati tutta una vita, in modo tale che la tradizione dice che erano le cavette dal pianto. Vogliamo anche noi vedere in San Pietro il nostro pentimento. E vogliamo vedere tutti i santi che ci hanno dato l'esempio e come anche il Giuseppe del Vecchio Testamento che abbiamo letto nei mattutini odierni, che anche lui dava questo esempio della fedeltà e lui che sfamava tutto un popolo. Ieri ho detto sbagliatamente affamare, e questo è un bello esempio. Da una parte io ho detto per sbaglio e non solo, anche per ignoranza, ma anche un bello esempio dove si vede cambiando un prefisso, un podromo può cambiare tutto il valore di un'azione, in questo caso tutto il significato, e dà l'opposto. E vogliamo anche noi avere i prefissi giusti per glorificare Dio e nelle nostre azioni anche dare la gloria in Dio in tutto il nostro agire. E perciò con la intercessione e con l'aiuto della Maria Santissima vi auguro una buona continuazione della Santa Quaresima affinché siamo preparati bene alla Pasqua, siamo quasi arrivati alla metà, affinché siamo pronti di morire con Gesù Cristo e dopo anche risorgere trionfalmente con nostro Signore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù Cristo. Credo in unum Deum.